Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, ancora un caso di principio di annegamento per una bimba di appena 2 anni in una piscina dell'Aretino. È successo a Fogliano della Chiana in una struttura ricettiva. La piccola, per cause in corso di accertamento, è caduta all'interno della piscina ed è stata soccorsa immediatamente. Le persone presenti l'hanno recuperata e hanno iniziato il massaggio cardiaco, seguendo passo passo le istruzioni che venivano impartite dalla centrale operativa del 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza infermierizzata della pubblica assistenza di Fogliano della Chiana, Pegaso 1 e Carabinieri. È stata trasportata in codice 3 al Meyer di Firenze. Stando alle prime notizie, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Ed ancora cronaca, ma ci spostiamo in Valdarno, ancora una spaccata al palazzetto dello sport della Synergy Basket. Erano circa le 22 dello scorso venerdì sera quando un ladro si è introdotto all'interno del palazzetto della Synergy Basket a Valdarno di San Giovanni. Si tratta del terzo assalto nel giro di pochi mesi. Il precedente raid risale al maggio scorso quando fruttò qualche spicciolo ma causò gravi danni alla società. Poi ancora un episodio a fine luglio. Anche in questo caso il bottino è misero, visto che all'interno della struttura non viene più lasciato nulla di prezioso o di valore. Ingenti invece da anni a farsene carico dovrà essere ancora una volta la società. Una vicenda commentata con amarezza su Facebook dalla stessa Synergy, che ha pubblicato le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne. Questa volta, assumendo ogni eventuale responsabilità del caso, pubblichiamo il video delle nostre telecamere perché si possa vedere l'inaudita violenza e il disprezzo di questi delinquenti. Ci chiediamo come sia possibile continuare a svolgere la nostra attività se continuamente minacciati da certi individui e comportamenti. Siamo affranti, concludono, non sappiamo più cosa dire e fare. Solamente qualche giorno fa, sempre a San Giovanni Valdarno, un altro furto, un assalto al bar Garden River in zona Oltrarno, un locale finito più volte nel mirino dei malviventi. Si completa lo scacchiere delle candidature per le elezioni di secondo grado per comporre il nuovo Consiglio provinciale. 3 le liste presentate, Comuni per la Provincia, Centro-Sinistra per Arezzo e Patto Civico Intratevere-Tarno. Rispettata la scadenza fissata per le 12 di oggi in vista della tornata elettorale di secondo livello, potranno infatti votare solo i consiglieri comunali e sindaci in carica, che si terrà il prossimo 29 settembre. Le urne saranno aperte dalle 8 alle 20 nella sede distaccata della provincia che si trova in via Spallanzani. E il segretario del Comitato Sava, invece, per la stazione Alta Velocità ad Arezzo ha incontrato l'eurodeputato Dario Nardella, che è stato per 2 mandati sindaco di Firenze. È stato un incontro appassionante, breve e sostanziale, racconta Domenico Alberti del Comitato, nel corso del quale come Comitato abbiamo ringraziato il neoeletto al Parlamento di Bruxelles per l'impegno politico portato avanti fin dalla guida di Palazzo Vecchio. Il segretario Alberti ha quindi consegnato l'impegno di cittadinanza attiva del Comitato Sava assieme ad oltre 8.000 firme raccolte tra i binari di più stazioni per chiedere al Governo regionale, nazionale ed europeo la realizzazione della stazione Medio Etruria, oltre alla puntualità del servizio ferroviario e alla riqualificazione delle stazioni esistenti. Voltiamo adesso pagina per parlare di sanità. All'ospedale San Donato di Arezzo arriva una Human Care Room respiratoria. Abbiamo pensato a casa nostra, per cui una stanza che in qualche modo riflettesse quello che ognuno di noi poteva desiderare avere a casa, no? Per cui sicuramente un divano, sicuramente dei colori, sicuramente qualche pianta, libri da leggere, un pensiero da scrivere. Una stanza per poter stare assieme ai propri cari, all'interno della quale poter trascorrere anche le notti. Si tratta della Human Care Room, allestita all'interno del reparto di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo.
La stanza è arredata con arredi più simili a quelli di un'abitazione che di un luogo di cura, con divani letto per ospitare i familiari che vogliono trascorrere momenti più difficili con il proprio caro ricoverato in ospedale. È una stanza particolare, dedicata a pazienti con patologie respiratorie avanzate, complesse, che ancora richiedono un trattamento medico attivo, ma per le quali è fondamentale la possibilità di assicurare la presenza costante di familiari e cure che possono essere più umanizzate, perché molto spesso questo tipo di percorso è quello che poi accompagna la persona che ha già lottato per tanto tempo verso il termine di questo tipo di malattia. Può fare poi la differenza in fasi estremamente veramente delicate e difficili, in cui anche noi medici ci troviamo molto in difficoltà quando, al di là della terapia massimale che diamo, non sappiamo effettivamente cosa poter dare in più. Accanto ai pazienti potranno stare non solo i familiari, ma anche gli amici a quattro zampe, come è già successo nel 2021 proprio all'interno del reparto del San Donato. Nasce con il Covid, perché appunto, cioè, sappiamo tutti che periodo è stato, ma sicuramente poi ce lo siamo promessi che una volta superato quello dovevamo fare qualcosa che il Covid ci aveva insegnato, appunto la possibilità per chi lo desiderava di avere un affetto vicino, due, tre, e non è detto e non era scontato che potevano essere solo umani. E questo ha dato sì, cioè, abbiamo avuto la possibilità di portare anche gli amici pelosetti qua. Gli arredi sono stati donati dall'associazione Respiro Vita. Sono qui a ringraziare tutte le persone della cittadinanza che ogni anno ci supportano e partecipano ai nostri eventi, potendoci così garantire di realizzare tutti questi progetti. In città fino all'11 settembre la Fiera del Mestolo, uno degli appuntamenti più attesi dagli aretini. Da oggi fino a mercoledì ad Arezzo è Fiera del Mestolo. È tornato infatti nel cuore della città uno degli appuntamenti più amati e attesi dagli aretini. Un percorso tra prelibatezze alimentari, abbigliamento, calzature, articoli per la casa ed animali. Non mancano ovviamente i banchi dedicati ai vimini e ai simbolici messoli, però sempre meno. Purtroppo sì, perché i venditori di messoli sono tutti più anziani di me e quindi sicuramente saranno in pensione. Però si cerca sempre qualche accessorio di vimini o qualche messola a questa fiera. Io infatti mi sacrifico per fare questa fiera, perché sinceramente l'età ce l'ho anch'io. E quindi, però, è una fiera che almeno per noi è sempre stata un'ottima fiera. 185 in tutto gli espositori presenti nell'area da tradizione del parcheggio Eden, escluse quest'anno via Aretino, via Sabbe e via Margaritone per evitare posti vuoti, una decisione però che ha portato all'esclusione di 11 spuntisti. Noi abbiamo venuto da Massa Carrara a questa fiera, quando abbiamo tornato senza comunicazione, senza niente. Tutte le fiere che erano quella parte dopo del semaforo hanno tolto il posto di lavoro di bancarella, minimo 40 posti hanno tolto il comune. Lei non ha più un posto? Io non c'ho più posto. Immancabile infine il messolo del Calcit. Certo, è una bella cosa, che cerchiamo di fare il nostro meglio. Il Calcit fa tanto per la città di Arezzo. Gli aretini rispondono, sono tanti quelli che comprano. Stanno venendo, sono molto generosi, molti, molti. Si è conclusa la settimana del Calcit all'Arezzo Fiere Congressi con il mercatino dei ragazzi e lo spettacolo serale con la compagnia del Polvarone. Varie serate che sono state dedicate ai bambini, allo sport, alla salute, alla musica, alla danza, al canto e al teatro. Una settimana che ha portato nelle casse del Calcit 14.500 euro che saranno destinati al sostenimento del servizio di cure domiciliari oncologiche, servizio Scudo. E sempre questo fine settimana è tornata anche Via Romana in festa. Via Romana in festa chiude quella che è un po' la stagione delle feste che insomma fanno vivere la città con le strade aperte, senza il traffico. Quindi insomma è un po' una chiusura anche dell'estate. Sì, è anche una festa di comunità, nel senso che tutte le persone possono vivere la città con più attenzione.
È importante sempre, quest'anno è importante ancora di più perché Via Romana è interessata ad un intervento molto impattante. I rapporti con gli esercenti, con le categorie sono costanti proprio per cercare di da una parte salvaguardare l'importanza dell'intervento ma dall'altra parte anche essere vicini concretamente in maniera definita con le persone che comunque si vedono in un momento anche importante dell'anno ad avere più difficoltà a lavorare e quindi vogliamo essere presenti e anche con le difficoltà del caso tuttavia insieme trovare delle soluzioni che possano far vedere che i lavori e il lavoro possono stare insieme. Allora, come sta vivendo Via Romana questa stagione appunto di cantieri? Ma naturalmente i cantieri dei disagi li comportano sempre, è normale, e questa è una strada commerciale molto importante per la città, però ha voluto proprio con questa festa dimostrare che c'è tanta vitalità e tanta voglia comunque di festeggiare, di lavorare e di stare insieme. Ci sono attività che aprono come questa dove ci troviamo qua davanti, questo è il segno che è una strada che nonostante appunto le difficoltà del momento comunque ha delle le attività che ci scommettono e che decidono di aprire. È la bellezza della nostra città che ancora è veramente un paesone, ogni zona ha la sua specificità, Via Romana è una strada quartiere e è giusto stare vicino alle singole attività. In un mondo dove si va verso la globalizzazione sfrenata, noi amiamo ancora il localismo perché è la bottega sotto casa, è l'amico, è l'attività che comunque porta avanti il lavoro, paga le tasse e queste sono bellissime dimostrazioni di orgoglio d'appartenenza ma anche di vitalità economica. E al mondo d'oggi tenere questo equilibrio è veramente importante, quindi le istituzioni è il minimo che possano fare, essere presenti e dare un grande in bocca al lupo e facciamone sempre di più perché secondo me è un bellissimo biglietto da visita, non solo per chi vive qui ma anche per le zone attorno, per queste attività, perché è giusto che lavorino e prosperino come tutti quelli che aprono una partita IVA. Nell'occasione abbiamo incontrato il segretario generale della Camera di Commercio con il quale abbiamo parlato della ripresa del lavoro. Partendo da questa festa simbolica che un po' no, chiude l'estate da un punto di vista anche commerciale perché tante attività hanno chiuso per ferie, oggi è tutto riaperto, che settembre ci dobbiamo aspettare? Ma un settembre che vede quest'ultimo scorcio di anno ancora un po' in difficoltà, ma sicuramente le imprese stanno con resilienza cercando di affrontare le crisi che esistono, a cominciare ovviamente dall'alto costo della vita e quindi anche dalle difficoltà nella catena del valore, l'approvvigionamento della logistica, delle materie prime, però e soprattutto anche direi del personale, nonostante che sia cresciuta l'occupazione ancora non si riesce ad agganciare alcuni profili professionali che sono indispensabili per la produzione nei nostri distretti. Però c'è tanto ottimismo, siamo venuti fuori adesso dalla fiera Orafa di Vicenza e quindi in qualche modo abbiamo registrato insomma, un interesse ancora importante sui nostri prodotti, sul Made in Italy. C'è ovviamente il settore della moda che in questo momento è un po' in difficoltà, ma la ripresa comunque non tarderà ad arrivare perché siamo convinti che nel momento in cui anche il contesto geopolitico sia un pochino più tranquillo e quindi anche le elezioni americane diano una positività anche in quello che può essere la certezza dei mercati, credo che le nostre aziende saranno sicuramente in grado di continuare a produrre come hanno sempre prodotto in maniera importante, soprattutto ad esportare le loro manifatture con successo, direi. Torna anche il Moonlight Festival, 6 libri e 7 autori. Sulla terrazza di Fraternita in Piazza Grande da mercoledì 11 sino a venerdì 13 settembre. L'apertura del festival è prevista per domani con l'evento speciale Una notte al museo aspettando Vasari, dedicata appunto a Giorgio Vasari, in programma alle 21 al Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna. E ieri invece si è conclusa l'edizione numero 62 di Cortona Antiquaria con un afflusso di pubblico che si assesta attorno alle 6.000 presenze nelle oltre 2 settimane di apertura. 18 invece gli antiquari che fra Italia e Spagna hanno partecipato a questa edizione con opere e oggetti di grande pregio e fattura. Vendite prestigiose come l'antica parure di corallo rosso del XIX secolo. Grande successo poi anche per le iniziative
sold out per lo spettacolo Pannariello contro Masini e grande affluenza alla serata dedicata al premio Cortona Antiquaria. E cala il sipario anche sulla terza edizione del Memorial intitolato a Paolo Rossi, che ha visto ben 16 formazioni giovanili italiane e straniere, professioniste e dilettanti sfidarsi sui principali impianti sportivi del Valdarno. Sport, fair play e tanto divertimento nel ricordo di Paolo Rossi. Va in archivio la terza edizione del Memorial intitolato a Pablito, l'eroe del Mondiale 1982, che ha visto 16 formazioni giovanili italiane ed estere, professioniste e dilettanti sfidarsi sui principali campi del Valdarno Aretino. È qui, a Bucine per la precisione, che Pablito aveva scelto di vivere insieme alla moglie Federica e alle figlie. Quest'anno a portare a casa la Coppa con il numero 20, il numero della maglia di Paolo, è stato il Real Madrid per il settore maschile. Era una novità di quest'anno la partecipazione delle squadre estere, assieme al Real Madrid anche il Porto e dalla Slovacchia lo Slavia Praga e il DAC. Mentre per l'Italia hanno partecipato il Milan, la Juventus, la Fiorentina, la Roma e le rappresentative dilettantistiche di Toscana e Umbria. Abbiamo visto tutti i ragazzi contenti, le società soddisfatte, è stato veramente un'esplosione di amicizia, di fair play, di valori, di tante cose, di sorrisi, ho visto proprio la felicità in campo, quindi questa cosa mi fa piacere associarla a Paolo, diciamo che siamo contenti, ecco, che fino alla fine si siano un po', capito, anche conquistati questo trofeo, una squadra insomma contro l'altra. Le società ci hanno chiesto di poter tornare, questo ci fa piacere, ci stanno scrivendo tante società che vogliono partecipare, le persone che hanno assistito alle partite si sono divertite, si è respirato questa atmosfera bella, positiva, e questo, ripeto, non c'è, cioè, è impagabile tutto quello che abbiamo sentito e respirato. Altra importante novità di quest'anno, l'inserimento del settore femminile per volontà di Federica Cappelletti, confermata alla guida della divisione di Serie A femminile professionistica. Il torneo femminile è andato in scena a Badia Agnano ed era riservato alla categoria Under 17. A portarsi a casa la vittoria l'Arezzo Calcio Femminile, che in finale ha superato il Chievo Verona Women. Alla fine è stata una festa per tutti, calciatori, staff tecnico, genitori, e chissà che tra questi ragazzi e ragazze non ci sia un futuro campione o futura campionessa. Di certo, per diventarlo si deve esserlo anche fuori dal campo, proprio come Paolo Rossi ha sempre dimostrato. Paolo, come me, d'altronde siamo cresciuti con il calcio, perciò ci piace il calcio in generale, perciò sia quello femminile sia quello maschile, soprattutto a livello di ragazzi. E sono molto entusiasta di questo torneo, perché per organizzare un torneo del genere ci vuole tutto l'anno praticamente, e io ringrazio Federica per l'organizzazione e il portare certe squadre di livello internazionale anche qui a Bucine, certo. Appuntamento al 2025 con una manifestazione destinata a crescere sempre di più. In tre giorni, quattro giorni è tutto il fulcro del lavoro, il risultato del lavoro, ma c'è un lavoro iniziato già un anno fa e noi già stiamo lavorando idee e pensieri per la quarta edizione del maschile e la seconda edizione del femminile. E la nostra intenzione è quella di crescere ancora come numero, allargarci, però ecco, questo si scoprirà più avanti, però c'è un lavoro dietro molto importante che nasce da un anno prima. Amore! L'Arezzo, dopo la sconfitta di Pesaro, era chiamata ad una prova di orgoglio che invece non c'è stata allo stadio Pavone Mariani. Il Pineto infatti ha sconfitto gli Amaranto per 3-1. Sentiamo mister Troise. Mancata anche stasera l'elemento essenziale di questa categoria, la motivazione. La motivazione nel ricercare il risultato. E vanno in secondo piano tutti gli altri discorsi, perché anche stasera dobbiamo
Dobbiamo parlare poco. I contenuti, l'organizzazione, la tattica. All'altra parte arriva una squadra che dopo 20 minuti ci tira in porta e ci fa gol. Noi arriviamo, manca la cattiveria, poi la mettono su un piano dove ci caschiamo perché perdiamo lucidità. Ma ripeto, c'è da chiedere solo scuse ancora una volta. In pochissimi giorni ai tifosi che sono venuti. Perché ribadisco, al di là dei valori degli organici, di quello che si può preparare, di quanto puoi stare bene in campo, poi ancora stasera si è vista dall'altra parte una squadra che ci ha surclassato sotto l'aspetto della motivazione e della ricerca della vita. Stasera, rispetto magari alla partita contro la Vispesaro, che in questa analisi è una partita completamente diversa, comunque. La perdi 3-0 perché siamo riusciti a fare il 3-1 sul rigore finale, insomma, allo scadere. Ed è troppo poco perché i giocatori che abbiamo devono un attimo svestirsi di quel nome e mettere in campo quella cattiveria agonistica che serve in questa categoria. Siamo esperti, siamo maturi, siamo. Vedo la squadra che si allena sempre a 3.000, la preparano, fanno tutto quello che devono fare, però poi anche oggi siamo stati in un certo senso sotto quel punto di vista che, ripeto, per me è l'essenza della categoria. E mi prendo la responsabilità anche stasera perché vorrei dare il 30%, il 40% di questa motivazione che poi vorrei in campo. E continuiamo invece ad uscire da questa mentalità. Ma detto questo, ripeto, mi va solo di chiedere scusa ancora una volta, di abbassare la testa, di lavorare come stiamo facendo perché non conosco altra ricetta. E curando tutti i dettagli, la responsabilità più grande è quella lì di non riuscire, ripeto, a dare quella motivazione costante nei 90-95 minuti. Calcio femminile, adesso una vittoria rotonda per le Amaranto di Ilaria Leoni che hanno battuto il Chievo per 2-0. Sono ottima partita e questa è una buona prova perché attendevamo appunto squadre come il Chievo, quindi costruite molto bene e siamo molto soddisfatti perché questo passo ci porta ad una prossima molto interessante in Coppa Italia. La Fiorentina è la prossima che incontreremo e quindi abbiamo a che fare con una Serie A e per noi sarà una grande occasione per dimostrare comunque le nostre qualità. Per noi era importante scrivere un pezzo di storia per la società e ce l'abbiamo messa tutta per scriverlo e quindi voglio fare tantissimi complimenti alle ragazze perché non hanno mollato di un centimetro. Come ho sempre detto, i nostri principi di gioco devono essere sempre rispettati con qualsiasi squadra e quindi anche con il Chievo che comunque ci aggrediva forte e loro erano bravi, molto bravi nel palleggio, dovevamo gestire la stessa cosa con una squadra coraggiosa, alta e determinata e andare a aggredire in avanti. E ci siamo riusciti, come comunque abbiamo fatto anche la scorsa partita e abbiamo portato a casa questo risultato, quindi ancora complimenti a loro. In verità è stato molto spontaneo e Paola, la mia compagna, me l'ha passata e lì ho sentito che dovevo tirare, quindi mi sono girata e sono riuscita a centrare la rete. Che abbiamo preparato la partita minuziosamente in settimana, sapevamo che sarebbe stato un test importante per capire un po' come stessimo gestendo l'inizio della stagione e niente, siamo un gruppo coeso e ricercavamo la vittoria e per proseguire poi in campionato nel migliore dei modi e siamo contenti che anche l'esordio in Coppa Italia sia stato vincente come speravamo e abbiamo lavorato in questa settimana. Un allenatore è entrato in campo, ha atterrato un giocatore avversario e lanciato in rete
Un incredibile episodio nel campionato di promozione. A Pontassieve, dove per il campionato di promozione Girone C si giocava la partita tra i padroni di casa e il Subiano. Una scena incredibile che sta ovviamente facendo il giro d'Italia, che ha visto come protagonista l'allenatore del Subiano. Ovviamente il direttore di gara gli ha subito sventolato in faccia il cartellino rosso. Sull'episodio è intervenuta anche la società Marino Mercato Subiano, che si è detta dispiaciuta e si scusa per l'accaduto. È invece durato solo 8 minuti l'amichevole programmata sabato a Piombino per la BC Servizi Arezzo. Purtroppo la condensa che si è formata sul parquet del Palatenda non ha consentito alle due squadre di proseguire la partita per evitare infortuni. Gli Amaranto di coach Fioravanti, tra l'altro, erano stati autori di un'ottima partenza e al momento dell'interruzione il punteggio veniva alla sbava avanti 17-13. La BC Servizi sarà nuovamente impegnata in un incontro amichevole venerdì 13 settembre alla Pala Cestellini di Ponte San Giovanni. E un evento dedicato esclusivamente ai neonati invece è in programma al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Domenica 15 settembre è in programma una nuova edizione del Baby Aquatics Day, che, promosso dallo Sport Service in collaborazione con la Chimera Nuoto, rinnoverà il tradizionale appuntamento gratuito per la fascia 0-4 anni, dove genitori e figli potranno trascorrere una mattinata insieme in vasca per scoprire i fondamenti del baby nuotare. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.